servizio in particolare, come ti chiami? Agnese. Da quanto tempo suoni e canti? 2 anni circa, mezzo così. Hai studiato canto? No, né canto né chitarra. E come hai fatto? Come inizio? Autodidatta, cioè i miei mi hanno regalato una chitarra per Natale e ho iniziato a suonare così sin da subito. Grazie a internet, queste cose così. Quindi ti sei proprio autodocumentata e hai fatto tutto. Quali sono i tuoi cantanti preferiti? Avril Lavigne, Simple Plan, i Dirty Dancing to Mars, e i Sum 41, insomma cos'è americano. E questa è la prima volta che ti esibisci davanti a tutti? Sì, diciamo di sì. In piazza no, pubblica così, davanti ad amici, altri parenti, sì. Vi auguriamo un grandissimo in bocca al lupo e speriamo che continuerai a fare carriera. Bravo. Dopo d'occhio qui a Balestrade, grazie di essere così in tanti stasera per questa puntata del karaoke itinerante per i paesi. Resta qui, non ti preoccupare, poi senti, intanto possiamo chiamare il nostro vecchio per posare il microfono. E allora, ricordiamo chi ci ha aiutato per realizzare tutto questo, sicuramente un grande grazie agli sponsor di questa manifestazione. Sì, e quindi ringraziamo l'antica pasticceria e gelateria di Salvo Prano, in via Cangialosi 1115 a Carini, che con il nuovo punto vendita di via Don Luigi Sturzo 29, sempre a Carini, è anche panificio, biscottificio, tutto di produzione propria. Balletto e do. Sponsor ufficiale che ci supporta in tutte le manifestazioni e al quale possiamo rivolgere un caloroso finalmente ce l'abbiamo fatta, ringraziamo in modo particolare il Centro Commerciale Naturale di Carini, Centro Benessere e Bellezza di Musso in via Dominici numero 6 a Carini, che sarà anche lo sponsor ufficiale del defilé di moda il 4 settembre in piazza Carini, e Cocorita Lido, viale dei Saraceni, litorale e spiaggia, isola delle femmine, per trascorrere le nostre serate all'insegna della buona musica, spettacoli e animazione, nonché ristorante e panineria. Sito internet all'indirizzo www.cocoritalido.it. Benissimo, per realizzare uno spettacolo veramente ci vuole una sinergia tra pubblico e privato, e grazie agli sponsor ma grazie anche alla partecipazione della Proloco, dei comuni, riusciamo a realizzare questi spettacoli e ci fa molto piacere riuscire a intrattenervi per queste splendide serate estive. Noi adesso ritorniamo a quello che è la gara, tra virgolette, e per presentare il prossimo ospite. La prossima concorrente è Federica Monticciolo. Un applauso a Federica che preferisce avere il microfono, non l'asta. Con il microfono, Federica, tranquilla, sei bravissima. Federica, non ho mai dimenticato. È la prima volta che ti esibisci in pubblico? No, è la seconda volta. La prima volta hai cantato la stessa canzone? No, la prima volta ho cantato diverse canzoni, molto diverse di genere. Ho cantato, allora, Tu sei una cosa grande e Io so pazzo, e dopo 2 canzoni di Eric Clapton, una Wonderful Tonight e l'altra Dirty Never. E l'altra canzone che ho cantato è stata... non mi ricordo il nome. Stasera invece quale canzone hai cantato? Ragazzo occhicello di Loredana Errore. E sei appassionata di Amici? Sì. Qual è
altre cantanti ti piacevano? Alessandra Amoroso. Ora la mia. Hai studiato canto? No, mai. Quindi tutto fatto da te. Ti ringraziamo per la collaborazione, in bocca al lupo. A voi, crepi. Consigliere comunale del comune di Carini, Valeria Gambino. Intanto, che cosa ne pensa della serata organizzata? Ma è una serata credo impeccabile, molto bella, la qualità medio-alta, ragazzi molto molto bravi, gli ospiti d'eccezione, insomma una serata molto molto gradevole. Volevo fare infatti complimenti a Franca La Fata, che è l'organizzatrice di tutto, sono molto contenta. Per noi che abbiamo questa grande donna. Dopo volevo ricordare appunto di invitare tutti più persone possibili alla manifestazione di giorno 24 a Cinisi e alla finale di giorno 28 a Carini. È veramente bello, quindi imperdibile. Grazie. Grazie a te. I have nothing to with the Houston. Stasera. Come ti chiami? Marina Lombardo. Che canzone cantata stasera? I Have Nothing di Whitney Houston. È la prima volta che esibisci davanti alle persone? No. Quale altre volte ti sei esibito? E anche l'anno scorso qui a Balestrata, o in varie manifestazioni. Studi canto pure tu? Sì, studio da 3 anni. Quali sono i tuoi cantanti preferiti? A chi ti ispiri? A Mina. Wow, bene. E quindi ti piacerebbe un giorno duettare con lei? Sì, certo. C'è qualcuno che vuoi salutare per cogliere l'occasione? Mia mamma. Ciao mamma. Grazie, ciao. Andrea ci canta La voce del silenzio, la versione cantata da Massimo Ranieri. Un applauso per Andrea. Non
fermami le troppe cose e ti ho tanto amato nel mare del silenzio. Ritorna come un'onda a me. Yeah.